Nelle nostre progettualità questo punto fondamentale, andare oltre l'ovvio, cioè quindi la capacità di meravigliarsi. E in effetti la filosofia quindi per noi nella nostra scuola è intesa non come altra disciplina, semmai in questo momento in cui la scuola è un'agenzia, oppure il POF deve essere un modo per attrarre le iscrizioni perché gli alunni sono diventati solo dei numeri e molte volte la nostra professione docente è diventata una mercificazione. Allora, perché non aggiungere anche la filosofia, così facciamo bella figura sul territorio? Per noi nella nostra scuola la filosofia non vuole essere questo, la filosofia vuole essere invece la possibilità di vivere un approccio trasversale da inserire in tutte le discipline. In effetti l'attenzione secondo me in questo momento per quello che voglio dire è stata la mia esperienza è focalizzare l'attenzione su due punti fondamentali. Perché in particolare la filosofia inteso come approccio trasversale può essere un valore aggiunto nella scuola media e perché a maggior ragione in scuole cosiddette di frontiere. Innanzitutto nella scuola media, perché voi sapete che rispetto alla scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado accade una maggiore frammentazione della disciplina. Voglio dire, e questo significa non necessariamente avere una progettualità per l'extracurriculare, certo anche quello può accadere, ma pensare a una progettualità nel curriculare in tal senso, nel senso che i ragazzi devono appunto superare, avere la possibilità di sviluppare uno spirito critico superando la frammentarietà delle discipline. Parlando del tempo, un alunno qualche giorno fa ha dato un colore al suo tempo e ha detto: per me il tempo è grigio, il tempo del mio passato è grigio. E ha aggiunto: ora non vi so dire perché è grigio, perché non ho ancora la forza di raccontare il grigiore del mio tempo passato, ma spero che a fine anno vi racconterò anche il perché il mio tempo è grigio. Io lo so perché conosco la vita di Vincenzo, ma lui non sa che io so. E quindi voglio dire, quindi comunità di ricerca, apprendimento collaborativo, filosofia come approccio traversante, come approccio trasversale. E poi un'altra cosa importante che potremmo mettere al primo posto, come cura di sé. Chiaramente come cura di sé, perché attraverso la filosofia noi abbiamo la possibilità di dare lo spazio ai nostri ragazzi di interrogarsi su se stessi e quindi di conoscere se stessi, e questo va anche ad sposarsi con una delle finalità più importanti della scuola media, che è quella dell'orientamento. Che senso ha in alcune realtà pensare all'orientamento come informazione soltanto delle scuole dove devono iscriversi per frequentare la scuola superiore? A mio avviso non ha senso in nessuna realtà, perché o ci sono realtà dove a decidere sono i genitori, basta appartenere a un ceto sociale per dover frequentare necessariamente il liceo classico scientifico, tutt'al più lo scientifico, oppure se si appartiene a situazioni della realtà della mia scuola c'è il problema contrario, il genitore viene a dire: no professore, il diploma deve essere finito, perché logicamente non c'è la possibilità poi di prospettare un futuro per i propri figli. Quindi orientamento inteso come capacità di visione creativa della vita, per dare una disponibilità al ragazzo di dare soluzione ai problemi. E in questo contesto sociale non penso che sia una necessità soltanto per le situazioni difficili. Credo che siamo in un momento storico in cui non ci sono situazioni più difficili di altre, perché secondo me, voglio dire, anche in situazioni dove non c'è la difficoltà sociale, perché non c'è il disagio sociale, ci sono le difficoltà del benessere. E quindi in entrambe le situazioni, in entrambe le situazioni, avere la filosofia come opportunità
di riscattarsi, e quindi filosofia intesa come capacità di interrogarsi, di dare spazio alla propria creatività, di dare spazio al piacere di trovare una strada per dare un colore al proprio futuro per i ragazzi.